Lei al suo secondo licenziamento con l'FS, 7 mesi senza stipendio, come ha vissuto? Si vive male perché il lavoro non è solo lo stipendio. Siamo tanti, nessuno 100.000 tra valigie, scatoloni e borse. Il lavoro è anche la propria identità, il proprio ruolo sociale, poter dire ai figli: papà, dove vai? Vado al lavoro. C'è sempre un uomo comunque anche dietro un licenziamento, no? Con una famiglia, un mutuo, è difficile, è dura. Sarà dura, io spero di farcela. Su questo treno del sole che unirà tutta l'Italia, stazione dopo stazione. Alle sue spalle c'è la stazione di Milano, 30 anni di lavoro. Come ci si sente? Sono addolorato innanzitutto e dispiaciuto per l'esito di questa vicenda, che io credevo fosse soltanto, insomma, un mio dovere preciso, quello di segnalare e rendere noto a tutti, in primis ai ferrovieri, ma anche agli utenti, ai viaggiatori, all'opinione pubblica, di un potenziale problema. C'è stato poi anche, come dire, una sorta di problema sulla forma in cui è stato comunicato questo licenziamento, no? Intanto sarebbe avvenuto a Ferragosto, in quei giorni lì, lei stava andando a lavorare, ce lo racconta? Ovviamente non potevo mai ipotizzare il licenziamento. Arrivo al lavoro, prendo i documenti del mio treno, dopo 2 minuti arriva il funzionario del mio impianto e mi dice che io non dovevo lavorare e che dovevo andare via perché ero stato licenziato 2 giorni prima. Ci sono rimasto, immaginate come, una doccia fredda, e ho insistito, dopo l'attimo di shock, ho insistito almeno per avere un riscontro scritto. Dico: d'accordo, va bene, ma mettimi per iscritto qualcosa, io non ho nulla. Dice: no, ti è stato notificato a casa 2 giorni fa. Dico: sì, ma io a casa non c'ero, quindi non l'ho, ti posso assicurare, ti assicuro sulla mia parola che non ho ricevuto nessuna comunicazione del licenziamento, cioè nessuna lettera di licenziamento. E non ha voluto sentire ragioni, si è rifiutato anche di farmi questa cosa scritta. C'è stato un momento di battibecco, potete immaginare. Dopodiché al telefono con qualche dirigente aziendale gli è stato, credo, imposto di chiamare la polizia. Quindi è arrivata la Polfer. La Polfer dice: lei deve andare via, altrimenti la portiamo via noi. Insomma, questo è... Ecco, un atteggiamento del genere da un'azienda guidata da un amministratore delegato che ha un passato di sindacalista, un po' come lei, quasi un suo collega, diciamo, adesso passato dall'altra parte della barricata, se lo aspettava? Lasciamo stare. Ho passato una vita a viaggiare anche senza freno. No. Quindi questa contestazione sulla falsità delle cose che ho detto, io sono esterrefatto. Come si può dire che è falsa un'opinione e una messa in discussione critica di fatti avvenuti realmente, concretamente, per i quali tra l'altro già ci sono indagini della procura, è stato sequestrato un... L'accusa è di procurato allarme da parte delle ferrovie, perché anche gli stessi macchinisti hanno ammesso un errore umano. Questa dell'errore umano dei macchinisti è un modo per distogliere l'attenzione dal cuore del problema, cioè anche se i macchinisti hanno dimenticato di disinserire un'apparecchiatura di sicurezza, intanto sarebbe paradossale che un'apparecchiatura di sicurezza possa generare un incidente, ma soprattutto non è assolutamente accettabile che un treno che frena possa spezzarsi. Comunque lei, dopo il primo spezzamento, ha fatto, come dire, una sorta di denuncia parlando con i giornalisti di quello che era successo. Le è arrivata una comunicazione scritta da parte delle Ferrovie dello Stato? Sì, mi contestano che io avrei denigrato l'azienda, avrei denigrato la dirigenza, avrei detto il falso. Questa è la cosa più grave, questa è la cosa che mi scotta di più. Passare al microscopio le parole di un delegato alla sicurezza, saremmo costretti a non parlare più. In queste condizioni com'è lo stato d'animo tra i ferrovieri sindacalisti che avrebbero nei loro compiti, diciamo, la possibilità di denunciare? Non c'è una sorta di autocensura? C'è di più, si sparge una paura di fare qualsiasi cosa, la paura, il terrore che si instilla in tutti i ferrovieri. Ma il treno non si ferma, anzi a vedere come corre va sempre più lontano.
Ci sono, diciamo, dei procedimenti giudiziari aperti in corso in questo momento nei confronti anche dell'amministratore delegato delle ferrovie. Per esempio c'è il processo di Crevalcore, dove ci sono stati 17 morti. C'era una richiesta di archiviazione nei confronti dell'amministratore delegato Moretti e di altri dirigenti, voi vi siete opposti. Qualcuno paventa un'ipotesi di vendetta nei suoi confronti anche per questa storia? Io spero vivamente che non sia questa la ragione del mio licenziamento. Sarebbe un dramma non solo per me, ma per tutti i ferrovieri, anche per la giustizia, credo. Nella speranza di cambiare questa mala situazione, su che binario ti incontrerò, su che binario mi troverai, su che binari corre la fortuna, su che binari corrono i guai. La sicurezza non è un obiettivo che è stato raggiunto, la sicurezza è un qualcosa da conquistare giorno per giorno e da mantenere. Le ferrovie sono sicure e rischiamo con le ristrutturazioni, con i risparmi, con i tagli, di perdere questo primato di sicurezza del treno rispetto agli altri mezzi di trasporto. Conta su un reintegro? Vuole lavorare ancora nell'FS? A me questo lavoro piace, anzi devo dire questo a onore di tutti i ferrovieri. Ai ferrovieri piace il loro lavoro, altrimenti non lo potrebbero fare. I disagi, le responsabilità, le caratteristiche intrinseche del nostro lavoro sono tali per cui senza una passione non si può fare. Senta, se le ricapitasse di vedere spezzato un altro ETR, farebbe le stesse denunce che ha già fatto? Telefonerei al dirigente che mi ha firmato la lettera di contestazione e gli direi: e allora adesso che facciamo? Io sono un treno